È il Verona la squadra che sfiderà il Pescara nella semifinale dopo i supplementari. La formazione di Aglietti ha eliminato il Perugia. Nel basket, Chieti, che peccato, fuori nelle semifinali playoff. Pescara, pensaci tu, domenica prossima la finalissima Salerno Amatori Pescara. Abruzzo promosso al Giro d'Italia, due giorni praticamente perfetti per la corsa rosa sulle strade della nostra regione. E dopo il giro tocca al tennis all'Aquila, perché dal 19 agosto torneranno gli internazionali. Altino vuole stupire nel volley, sogno Serie A per la formazione abruzzese. Insomma, un finale di stagione con tanti eventi, tante emozioni che vi racconteremo insieme alla Domenica Sportiva di Rete 8. Intanto un saluto a Roberto Cherchi e alla telecamera. Ciao Roberto, buonasera, buon lavoro, un saluto e buon lavoro anche a Dino D'Angelo in regia e un saluto ai nostri ospiti, a cominciare da Gabriele De Bari. Buonasera a tutti. Ciao Gabriele, ciao. Buonasera, ben ritrovato. Il coach dell'Amatori Pescara, a cui faccio subito i complimenti, Stefano Raiola. Buonasera. Ciao Stefano. Avete un sogno comune con l'Altino, quello della promozione, parliamo di pallavolo femminile. Ilenia Vanni, ciao Ilenia, buonasera, ben ritrovata. Buonasera anche a te. Tutti. Buonasera. Abbiamo detto che l'Aquila, dopo il Giro d'Italia, riufficializza il grande tennis. Abbiamo il direttore in studio del torneo, Luca Del Federico. Ciao Luca, buonasera. Buonasera. E non parleremo solo di tennis con te questa sera, tante novità, dopo tanto tempo, un lungo infortunio. Do il benvenuto, il bentornato in questi studi, parliamo di Giro d'Italia, Maurizio Formichetti. Grazie, buonasera a tutti. Buonasera Maurizio, intanto stai bene, a posto, guarito completamente, Giro d'Italia benissimo in Abruzzo, ne parleremo diffusamente nel corso della nostra trasmissione. Primo flash con i nostri ospiti, intorno alle 22.20 andremo alla redazione del centro con il caporedattore Rocco Coletti nel nostro consueto collegamento. Il Pescara sfiderà il Verona per quanto riguarda le semifinali playoff. È l'avversario che ti aspettavi? Che avversario è? 30 secondi di introduzione. Ci aspettavamo sicuramente, perché giocava in casa, anche se ha dovuto soffrire contro il Perugia, che ha giocato per un'ora quasi con un uomo in meno, quindi è stata una partita molto intensa e tirata e combattuta. E poi adesso bisognerà che Pescara dimostri di poter superare il Verona, visto che ha perso fuori casa e ha pareggiato in casa. C'è una nuova chance, è un'occasione importantissima, bisognerà che tiri fuori meglio per giocarsi due match, uno meglio dell'altro. La prima semifinale sarà tra Cittadella e Benevento, si giocherà la gara di andata a Cittadella martedì sera alle ore 21, mercoledì alle ore 21, gara 1. O meglio, semifinale di andata tra Verona e Pescara, la gara di ritorno domenica alle ore 21 allo Stadio Adriatico Cornacchia. 30 secondi 30 con Stefano Raiola. Stefano, baciati dalla fortuna da un lato, perché Reggio Calabria è stata eliminata, è stata cacciata dopo che vi aveva eliminato, però poi sul campo avete dimostrato che il percorso di ripresa rispetto alla squadra del girone di andata si è completato e ora state giocando un grande basket e farete la finale. Sì, abbiamo avuto la fortuna. Quel colpo di fortuna del quale oramai si è parlato abbastanza, però dove poi ci dovevamo far trovare pronti per la serie playoff con Nardò. Lo abbiamo fatto. Nardò era una squadra che comunque aveva buttato fuori la prima classificata dell'altro girone, che aveva perso soltanto 3 partite, quindi una squadra in grande salute. Mentre noi venivamo comunque dal primo turno di Reggio Calabria, che seppur sfortunato comunque ci aveva visto sconfitti, quindi anche dal punto di vista psicologico magari la serie poteva essere abbastanza complessa per noi. Invece i ragazzi sono stati bravissimi a resettare, a ricompattarci ulteriormente più di quanto avevamo già fatto dall'inizio di aprile alla prima serie playoff, e devo dire che le cose sono andate bene e siamo tutti molto contenti naturalmente. Avete un sogno comune con quello dell'Altino Volley, tra l'altro avete fatto un gemellaggio, perché l'Altino è venuto a vedere le vostre partite e voi siete andati a vedere le partite playoff dell'Altino. Ilenia, qual è il vostro sogno? Buonasera. Di nuovo buonasera a tutti. Sì, abbiamo questo sogno e stiamo piano piano facendo, diciamo, la nostra... Il sogno è quello della Serie A. Sì. Ecco, la puoi dire la parola? La posso dire? Sei sicuro? Non lo so, siamo molto scaramantici noi in squadra, quindi ci teniamo sempre molto tranquilli. Poi ovviamente sta a noi giocarcela al meglio e in questo momento la squadra sta esprimendo una pallavolo
molto molto buona, cosa che magari durante il campionato non è riuscita in alcune fasi, ed era quello che insomma ci aspettavamo, anche perché gli obiettivi sono stati ottenuti, diciamo, e quindi niente, adesso sta a noi giocarci il tutto per tutto, come sempre succede nei playoff, perché è un campionato a parte, l'ho sempre pensato. E quindi... Avete vinto facile il primo turno playoff, eh? Andate e ritorno senza particolari problemi, poi ne parleremo durante la nostra trasmissione, perché nei titoli, buonasera Luca Del Federico, abbiamo detto che l'Aquila, dopo aver abbracciato il Giro d'Italia e dopo aver risposto molto bene lo scorso anno alla prima edizione degli internazionali, dal 19 al 25 agosto, durante la perdonanza, riavrà il grande tennis. Ma sì, sei stato veramente rapidissimo nell'individuare la data nel calendario dell'ATP, ed è facile per un aquilano collegarla alla perdonanza che inizia il 23 di agosto. È un grande regalo che ha voluto fare Marcello Marchesini alla città dell'Aquila nel prendere questa data che si era liberata dalla città di Manerbio e assegnarla quindi alla città dell'Aquila, con un grande impegno del Circolo Tennis L'Aquila, delle istituzioni a partire dalla Regione Abruzzo e del Comune dell'Aquila. Perfetto, Luca, con te parleremo di tennis e non solo questa sera, perché è anche un altro progetto di cui ci parlerai. A proposito dell'Aquila, da Vasto all'Aquila, da Tortoreto Lido verso le Marche, io ho detto una cosa, ho detto Maurizio, buonasera, ben ritrovato. Buonasera a te, Enrico. Mentre alle mie spalle c'era Giulio Ciccone, che ora è vestito in maglia azzurra. Ho detto che la tappa dell'Aquila e anche la partenza di Tortoreto, io ho visto un po' lo stile Tour de France. Era un complimento per come la gente ha risposto alla chiamata del ciclismo. Ma hai ragione, Enrico. Io ero in macchina con Stefano all'occhio. Quando sono arrivato sul circuito aquilano, ho visto 9 chilometri di folla enorme, mi sono commosso e sono rimasto sbalordito dall'amore che questa regione ancora una volta ha dato al Giro d'Italia. E come tu sai, ogni volta che ci avviciniamo all'evento del Giro d'Italia ci sono sempre delle perplessità sulle problematiche legate alle strade, risponderanno, non risponderanno, e come sempre l'Abruzzo riesce sempre a stupire tutti quanti. Io fino ad oggi, eccetto la cronometro, ho visto tutte le tappe che il Giro d'Italia ha percorso. Quella abruzzese è stata la tappa con i maggior chilometri di strade asfaltate. Questo dà l'esatta dimensione dell'amore che questa regione dà e soprattutto anche la compartecipazione della regione, che si è mostrata subito pronta a venire incontro alle esigenze stradali, e soprattutto tutti i comuni attraversati che hanno dato una grande gioia al passaggio dei corridori. Ogni paese era addobbato a rosa, e, che dire, sono contento e felice. Qui praticamente il Giro d'Italia è sceso da Ripatiatina, che è stato traguardo volante, fra poco inizierà la salita verso Chieti. Una tappa corsa a folle velocità, all'attacco della salita delle Svolte di Popoli, il gruppo aveva 49 di media, tant'è che questa folle media ha un po' intaccato le gambe di tutti i corridori, hanno fatto le Svolte di Popoli non proprio al massimo, ma con una velocità inferiore a quella prevista. Perfetto, Maurizio, grazie intanto per tutto quello che hai fatto per la Regione Abruzzo, perché davvero è stata una 2 giorni molto molto bella. Parleremo diffusamente anche di ciclismo e ora iniziamo la nostra trasmissione con gli approfondimenti. Come andiamo in ordine di ospiti, quindi vado da Gabriele De Bari, che ci anticipa un po' questo Verona-Pescara, con un Pescara che ci arriva in una buona condizione. Brugman sta recuperando, Fiorillo ci sarà regolarmente. Visto che le ultime 2 partite anche Verona ci arriva in una buona condizione, 3-1 al Foggia. 4-1, però ieri era 1-1, 10 contro 11. No, però insomma, a me del Verona fa paura il reparto offensivo. Di Carmine è tornato a segnare, Pazzini segna quasi sempre quando gioca. A me il reparto offensivo della squadra di Anghietti crea un po' qualche preoccupazione, però confido pure che il Pescara possa giocarsi tutto, soprattutto nella partita in trasferta, dove, visto che il Verona in casa subisce gol da tutti, il Pescara deve fare gol a Verona. Questa diciamo che è la parola d'ordine. Sì, segnare a Verona assolutamente, per poi giocarsi in una maniera
diciamo, con più possibilità nella partita di ritorno di domenica prossima. Tra un po' andremo a sentire il presidente Daniele Sebastiani, che ha parlato oggi al microfono di Massimo Profeta durante il test a porta aperta che si è fatta allo Stadio Adriatico. Ti volevo fare un po' di considerazioni tecniche, nel senso che Pillon ha tanti dubbi, a cominciare dai centrali difensivi, dove Scognamiglia è una certezza, Bettella classe 2000 ma sta oramai al massimo delle gerarchie, però torna per Rotta e sta bene Campagnaro. Prima domanda, chi faresti giocare per lì? Sai, il tecnico che abbia dei dubbi è giustificato, perché li vede tutti i giorni. Poi quando arrivi alla vigilia di partite in cui ti giochi il campionato, ti giochi una stagione, è chiaro che vorresti non sbagliare, e quindi le perplessità possono esistere. Però in una partita così di grande intensità, e dove l'esperienza avrà sicuramente un valore importante, io non rinuncerei a Campagnaro, ammesso che Campagnaro stia bene fisicamente. Quindi tu dici Scognamiglio Campagnaro? Sicuramente una coppia che si integra bene, affidabile, esperta, e quindi penso che, però, sai, se vede che Bettella in queste giornate dimostra di stare meglio di Campagnaro, non sarebbe un azzardo scegliere diversamente. Per il resto scelte fatte: Bruno, Brugman, Memuscei, Sottil, Mancuso e Marras. Io su Marras ho dei dubbi, vedi? Non lo so, su Marras ci penserei sopra bene prima di farlo giocare, o se invece optare per una soluzione diversa. Andiamo a sentire allora cosa ha detto il presidente Daniele Sebastiani oggi ai microfoni di Massimo Profeta. Presidente, il momento più importante e più bello del campionato, ancora protagonista il Pescara. Sì, ma io credo che il Pescara quest'anno sia stato protagonista dall'inizio, perché noi non siamo mai usciti fuori dalla griglia playoff, abbiamo fatto anche qualche partita in vetta, e quindi un campionato assolutamente positivo. Sicuramente saranno i playoff più incerti di sempre, questa è la mia sensazione. Pescara-Verona, una sfida per tanti motivi tutt'altro che banale, no? Ma è una sfida tra due squadre che si sono sempre incontrate per obiettivi importanti. Noi abbiamo avuto una grande gioia contro il Verona nel riportare il Pescara in Serie B dopo tanti anni, e adesso ci tocca giocarci una fetta importante di questo campionato contro di loro. Non dobbiamo guardare ai vantaggi, alle cose che possiamo venirci in mente, che possono venirci in mente. Cioè niente calcoli, insomma, i due pareggi che sarebbero sufficienti. Ma io credo che non bisogna fare calcoli, perché ieri sera la partita del Verona ha insegnato questo, no? Verona aveva fatto, anche loro avevano fatto i calcoli, la partita era quasi finita, prendi un rigore e si riapre il tutto. Se non hanno quell'espulsione, magari la partita è aperta a tutti i risultati, e quindi in queste partite qui non bisogna fare calcoli. Al presidente Sebastiani lo conosciamo ormai da 10 anni, piace anche parlare tecnicamente. Come è cambiato il Verona da Grosso ad Aglietti? Ma a me personalmente il Verona di Grosso piaceva, giocava bene, creava tante occasioni da gol. A mio avviso Fabio è stato un po' sfortunato fino alla partita di Pescara, poi dopo la successiva l'ha persa in maniera brutta, però il Verona di Grosso secondo me giocava bene. Adesso credo che, insomma, gli interpreti siano gli stessi, hanno grandi giocatori, una squadra costruita per vincere questo campionato, non per arrivare ai playoff. Sono lì anche loro e giocheranno con il coltello tra i denti, perché comunque la piazza è importante e aspetta un risultato importante come l'aspetta Pescara. Presidente, ci sono state tante polemiche in settimana per quello che è successo, insomma, i noti accadimenti, Palermo retrocesso all'ultimo posto della classifica, ne ha beneficiato naturalmente il Pescara e non solo, ma soprattutto il caso Foggia, no? Questo regolamento che era inizialmente in un modo, poi è cambiato in corso d'opera. È stata chiesta un'interpretazione dai legali che hanno, sulla base delle norme NOIF, ci hanno rassicurato sul fatto che le tre squadre che erano già retrocesse era il verdetto del campo. E la quarta sarebbe stata quella d'ufficio, quindi adesso c'è un ricorso, mi sembra che la federazione abbia chiesto un parere al CONI. Il parere del CONI è consultivo e non è vincolante, penso. Già tutto deciso? Beh, non ancora tutto deciso, no. Però vedremo nei prossimi giorni. Che Serie B sarà da oggi in poi? Sperando che il Pescara sia solo di passaggio. Insomma, spero che sia una Serie B più attenta ai conti, perché poi questo è quello che magari non fa piacere ai tifosi, non fa piacere alla gente, però poi alla fine dell'anno, quando si assistono a queste situazioni, dopo la gente si rende conto di che cosa significa essere a posto
e non essere a posto. Noi siamo a disposizione, come ho sempre detto, con offerte serie da persone serie. Quanto vale il Pescara oggi? Non lo so, non lo so. Poi ci saranno, ci saranno i tecnici che diranno quanto vale, perché questa società è stata sempre bistrattata e evidentemente se interessa a qualcuno qualcosa di buono ha fatto, quindi qualcosa di buono patrimonialmente ce l'ha. Ha una rosa di giocatori, un settore giovanile molto importante, l'esposizione è assolutamente fisiologica, quindi a mio avviso chi vuole venire si vede le carte, si legge i numeri e poi ci faranno offerte. Certo, le offerte, non accettiamo le offerte quelle così da mercato. Più o meno ha un'idea il presidente? Non c'è un più o meno, qua l'unico che è disponibile e possibilmente può comprare il Pescara è Marinelli a Pescara, che il resto è tutto... Tutto subito dileguato. Com'è? Ma Marinelli quando sente che deve cacciare i soldi scappa. È anche sempre simpatico il presidente Daniele Sebastiani. Volevamo fare un commento su queste parole di Daniele Sebastiani. No, io non condividevo molto che il Verona di Grosso giocasse bene, perché se era arrivato dove era arrivato senza piazzarsi in una posizione di classifica più consona alle potenzialità aveva dei grandi limiti. Non è che un assist per il prossimo anno per Grosso a Pescara, no? Ma è andato a Bari, il Bari è finito male, è andato a Verona, l'hanno mandato via, non so se il Grosso qualche responsabilità ce l'ha pure lui. Che mi dite Maurizio e Luca? No, io a Bari non ha fatto male però. Ma neanche benissimo. Vabbè, però. Devi sapere che Gabriele è molto critico. A Verona ha fatto male, sono d'accordo con te. Però ci sono tanti allenatori che hanno fatto male. Siccome lui ha dei santi in paradiso come tutti legati a certi carri, sì. E poi stanno in paradiso, una volta, due, tre, cominciano a diminuire, a sparire prima o poi. Se non hai sul campo i risultati, i santi poi ti abbandonano. Ma che dici? Beh, bella domanda. Un giorno dovrei rispondermi più con più frequenza a queste domande, per introdurre quello che sarà poi un altro discorso. Sì. Ma diamo... anche l'opportunità, se viene, diamogliela, perché no? Terzi favorevole è Grosso. Sì, questa. Ma dai. Stefano, tu che si conosci molto bene per aver allenato Andrea. No, lo conosco anche Fabio, vabbè. Comunque è andato male, comunque è stato sempre nelle prime 4-5 posizioni del campione della Serie B, quindi... Oggi mi fate arrabbiare Gabriele. È un campionato difficile, beh, lui è più critico, io essendo un allenatore devo essere più meno critico, è più di parte. Sai, vincere un mondiale, fare segnare quei rigori, ti dà una dote, così, per grazia ricevuta, poi però il campo è diverso. Sei cattivo Gabriele, andiamo da Rocco Coletti, redazione del Centro, 22-20 in punto, ciao Rocco, buonasera. Buonasera a te, buonasera agli ospiti, buonasera agli amici da casa. Tu che mi dici sul campionato di Fabio Grosso a Verona, visto che il presidente Sebastiani nell'intervista di poco fa ha detto a me il Verona di Grosso piaceva, magari un assist per l'anno prossimo per la panchina? Allora, il Verona di Grosso ha fatto arrabbiare i veronesi, perché comunque a Verona non hanno un buon ricordo di Grosso come allenatore. E io personalmente lo giudico non positiva la stagione di Grosso, ma già l'anno scorso a Bari non è che mi sia piaciuto più di tanto, nel senso che a Bari aveva una squadra, una rosa molto profonda, di qualità, e poteva fare di più, però Fabio ha talento, lo stesso talento che c'aveva in campo lo sta mettendo anche in panchina, ha bisogno di crescere attraverso delusioni come possono essere quelle di Verona quest'anno. Posso... Prego Maurizio. Rocco, però scusa, ciao, sono Maurizio Formichetti, Rocco, ciao. Salute, ciao Maurizio. No, volevo dirti, è vero quello che tu hai detto, che l'anno scorso a Bari forse non ha, però è anche vero che poi il Bari a fine anno è sparito, vuol dire che qualche problematica all'interno della società e della squadra c'era e avrebbe potuto anche condizionare l'andamento dei giocatori. Sì, per carità, è vero, però ti posso garantire che era una rosa di qualità e molto profonda, e poi comunque è uscito al primo turno dei playoff contro il Cittadella. Secondo me poteva fare qualcosa in più, ma questo non, no. Cioè, lungi da me pensare a un fallimento la stagione dell'anno scorso, per l'amore di Dio, sto dicendo soltanto che poteva fare qualcosa in più. E comunque allenatori del calibro di Fabio Grosso, ma lo stesso Alessandro Nesta, crescono, si affermano attraverso piccole delusioni come quelle di quest'anno. Integro
argomento, anche il Palermo ha avuto problemi societari a non finire da mesi e mesi, però fino all'ultimo il Palermo ha cercato di salire in A ed è arrivato terzo, quindi non è che ha rispettato il fatto tecnico, nonostante una società che aveva avuto tutte quelle difficoltà e si parlava già da un po' che potesse finire male come poi è finito. Gabriele, oggi io vado oltre e ti dico, aggiungo a quello che dicevi, oggi anche in Serie B, in Serie C è una pratica diffusa, cioè gli allenatori devono in qualche modo mettere in conto i problemi societari e bisogna anche gestire il gruppo in funzione di questi, di quelli che possono essere problemi societari, possono essere problemi economici, possono essere problemi di rapporti, possono essere svariati problemi. Cioè, un allenatore deve avere la forza di gestire determinate tensioni e situazioni. No, sono d'accordo. Questa è l'analisi che abbiamo fatto un po' su Fabio Grosso. Ti volevo chiedere a te, Rocco, la tua idea su questo Verona-Pescara, l'avversario virgolette giusto per il Pescara, che comunque un Verona che anche con Aglietti non mi sembra che abbia cambiato così sensibilmente marcia, oppure puntini puntini? Allora, il Verona con l'arrivo di Aglietti si sta compattando, è come se si fosse tolto una cappa di dosso. Vivevano questa questione di Grosso in maniera forse eccessiva, era diventata una situazione insostenibile a livello ambientale. Aglietti ha esordito prendendo sberle a Cittaderla, poi sì. Dopodiché ha vinto col Foggia, ha vinto questa partita di ieri sera e adesso si ritrova a giocarsela alla pari con il Pescara. Io dico che il Verona è un avversario che dà e prende, nel senso, vi spiego meglio, è un avversario che ti può fare del male, ha giocatori che se gli lasci spazi ti fanno male. Di Carmine, basta vedere il gol di Carmine di ieri sera, non lo puoi far girare in aria e fargli fare quello che ha fatto un difensore di Serie B. Però è anche vero che prima di quel gol dietro aveva lasciato un po' di spazi, aveva lasciato un po' di occasioni al Perugia. Il problema è che adesso si stanno ricompattando e ci cominciano a credere, cominciano a vedere un attimino un orizzonte meno cupo, hanno messo da parte la contestazione alla società e si stanno compattando attorno a questo sogno. Rocco, stessa domanda che ho fatto prima a Gabriele De Bari, l'abbondanza nel ruolo dei centrali difensivi, perché se Scognamiglio sembra l'unico ad avere il posto garantito, c'è Bettella che oramai ha fatto un'escalation nelle gerarchie di Pilloni importante, rientra per rotta dalla squalifica, Gravillon sta molto bene ma mi sembra un po' indietro ora lui nelle gerarchie, soprattutto è pronto Campagnaro, tu che faresti in una partita così delicata? Bella domanda, fortunatamente non sono un allenatore, nel senso che Scognamiglio sì, e penso che Pillon se vede che Campagnaro sta bene lo fa giocare. Poi dopodiché come prima alternativa penso a Bettella, sicuramente non Gravillon purtroppo da quando è stato ceduto a titolo definitivo all'Inter a gennaio è come se avesse staccato un po' la spina, un peccato perché per un anno abbiamo visto un bel giocatore, un bel difensore. Prima di andare in pausa pubblicitaria, poi Rocco ti ritroveremo intorno alle 22.45, scegli tu se fare una prima domanda a Stefano Raiola per il basket, Ilenia Vanni per il volley, Luca Del Federico che riporterà il grande tennis all'Aquila o Maurizio Formichetti per il giro. Anzi, facciamone due, dai, che abbiamo un po' di tempo. Maurizio Formichetti penso che sia stremato da questi due giorni di Giro d'Italia in Abruzzo, quindi gli va fatto il plauso per l'organizzazione e comunque il ringraziamento per aver fatto vivere all'Abruzzo due giornate di grande sport e di grande partecipazione popolare, perché poi io non ho visto altrove la stessa passione, lo stesso entusiasmo che si vede in Abruzzo, tranne che in alcune tappe, per carità, per l'amore di Dio, però in Abruzzo c'è un sentimento popolare attorno al ciclismo che è incommensurabile, ecco, sfugge da ogni logica. E quindi a Maurizio gli vanno fatti i complimenti, a Raiola va fatto l'in bocca al lupo nella speranza che riesca a centrare l'obiettivo, perché arrivato a questo punto non è che ci si può nascondere, è una serie, devi vincere punto e basta, sbaglio Stefano?
Playoff si devono vincere, sì, se no non li giochiamo per niente. Non si giocano ma si vincono, no? Ci si prova quantomeno, al massimo, poi vediamo. L'hai vista Salerno? Com'è Stefano? L'hai vista? Beh, è una bella squadra, oggi ho visto una bella partita, devo dire. Salerno è una squadra che è stata costruita per vincere e oltretutto durante la stagione ha anche inserito altri giocatori importanti perché ha avuto degli infortuni. Però nelle serie 3 su 5 comunque i valori si possono anche leggermente appiattire ed equilibrare, però bisogna essere bravi a farsi trovare pronti perché dopo le serie possono cambiare da una partita all'altra. Quella di Salerno-Chieti lo dimostra, quindi bisogna sfruttare tutti gli episodi magari favorevoli che possono capitare e quindi diciamo che noi siamo chiamati a fare una serie quasi perfetta, no? Cominciando con due partite fuori casa, però stiamo lavorando benissimo nelle ultime settimane e ci faremo trovare sicuramente pronti. Maurizio, vuoi rispondere anche tu a Rocco? Perché ti ha... Sì, vai Rocco, scusami, ti ho interrotto. Stefano, no, volevo chiedere a Stefano, nella testa dei giocatori di una squadra che praticamente erano stati eliminati, dopodiché vengono richiamati, nella testa di questi giocatori che cosa accade? Si accende una lampadina? Io ti dico questo, parte è successo praticamente poco più di 24 ore dopo che era arrivata l'eliminazione. Noi abbiamo visto l'eliminazione che abbiamo avuto con Reggio Calabria, che qualcuno abbia detto cose magari diverse, insomma comunque si possono essere state analizzate dai giornalisti in maniera un po' diversa, è stata una serie equilibrata anche se abbiamo perso 2-0, la prima partita l'abbiamo persa in casa stando 37 minuti avanti con l'infortunio di Poti che stava facendo una partita eccellente. A proposito, sta a posto con il naso. Sì, il naso adesso sta meglio, si è rotto il naso a 6-7 minuti alla fine e abbiamo perso una partita anche per episodi, onestamente. E che è successo? Dopo purtroppo abbiamo perso anche a Reggio Calabria, giocando senza Poti, naturalmente il morale era molto basso post partita perché la squadra si rendeva conto che era in crescita. Quando ci è arrivata questa notizia naturalmente siamo stati travolti in una grandissima euforia, però un'euforia anche da gestire perché naturalmente, come ho detto prima, mentre Nardò è arrivata con una convinzione, una consapevolezza dei propri mezzi incredibile, vincendo ed eliminando la prima classificata dell'altro girone che aveva perso 3 partite sole in tutta la stagione, noi siamo arrivati a questa semifinale tra virgolette da ripescati, comunque avendo perso 2 partite, quindi affrontare un playoff con 2 sconfitte consecutive non è il massimo dal punto di vista emotivo, della fiducia eccetera. Però siete più leggeri mentalmente? No, però ti dico, con Nardò siamo stati brevissimi perché dopo avendo il fattore campo comunque la pressione era dalla parte nostra e abbiamo incontrato una squadra in salute che ci ha dato il filo della torcia nelle 2 partite casalinghe e noi siamo stati bravissimi a gestire anche i momenti critici durante le partite che si sono tutti e due evidenziati all'inizio del terzo quarto dove ci siamo ritrovati sotto e naturalmente per una squadra che si ritrova sotto a metà terzo quarto di una serie playoff che dopo quando perdi in casa ti viene da giocare tutto fuori casa non è facile, invece i ragazzi hanno mostrato una grande crescita da questo punto di vista nello gestire anche queste situazioni complesse, abbiamo tenuto la testa dove dovevamo tenerla, cioè nella partita, concentrati tutti insieme come davvero una squadra, come abbiamo dimostrato di poterlo essere nella prima parte di stagione e dopo i risultati si sono visti. Ed è questo che dovremo fare anche nelle prossime partite. Vi sentite sfavoriti per il fattore campo 50-50? Ma leggermente sfavoriti sia per il fattore campo perché comunque Salerno, ti ripeto, ha 8 senior, è una squadra che ha giocatori che l'anno scorso hanno vinto il campionato o nelle passate stagioni hanno vinto questo campionato. Visnic, Diomede, Sanna, Maggio, che oggi volte si è fatto male Maggio. Sì, ma penso sia una cosa da niente. Quindi favoriti non siamo, che forse potrebbe anche essere un bene, però ti ripeto, quando si arriva in finale parlare di favoriti e sfavoriti... Può essere favorito o sfavorito, ma bisogna provare a vincere in tutti i modi. Hai dimenticato un giocatore che io l'avevo lasciato a Chieti, l'ho ritrovato a Salerno completamente trasformato, che si chiama Diomede. No, l'ho detto. Diomede, ci ho giocato insieme, tra parentesi. Ho giocato con te. Lui e Diomede Gialloreto hanno dato vita a un primo tempo incredibile. Hanno 28 fatto, Diomede e 22 Gialloreto. Hanno fatto una partita pazzesca entrambi e quindi... Ripeto, Diomede, ho detto quelli che avevano vinto, ma anche Diomede ha vinto il campionato, quindi è una squadra molto forte, però non penso sia imbattibile. Ecco, quindi diciamo che ci credete tanto, come è giusto che sia.
Rocco, io ti ringrazio per il momento, poi parleremo di ciclismo e di tennis con te nel nostro secondo intervento intorno alle 22.45-22.50. Ci vediamo dopo, grazie Rocco. Noi ci fermiamo 22.32 per una pausa pubblicitaria, poi torneremo in diretta con la Domenica Sportiva. Siamo tornati, prima di andare in ordine da Ilenia Vanni, volevo fare i complimenti, no, Maurizio, all'Acqua e Sapone che ha conquistato ancora una volta la finale Scudetto vincendo in trasferta a Scafati. Dal prossimo 1° giugno la serie contro Pesaro al Palaroma, anche se potrebbe essere anticipata per esigenze televisive a sabato 25, di questo poi però ne riparleremo. Dunque un'altra bella vittoria esterna, complimenti all'Acqua e Sapone che è andata in finale Scudetto. Altra realtà molto molto positiva, queste sono le immagini dello sport abruzzese. Un mese di maggio / giugno che tra un po' inizierà molto intenso per lo sport abruzzese. Calcio, basket, volley, ciclismo, tennis che arriverà, insomma c'è davvero tanto da raccontare per lo sport abruzzese. Possiamo tornare in studio, vado da Ilenia Vanni. Ilenia, allora io farei un passo indietro, eravate diciamo un po' in difficoltà, no? prima del termine della regular season, perché Cesena sembrava irraggiungibile. Cesena ha rallentato alla fine, voi avete fatto un gran finale di stagione e si è concretizzato il sorpasso. Intanto raccontami un po' il finale di stagione vostro. Sì, tra l'altro so che tu sei molto amica con tutte le giocatrici di Cesena, no? Ma tu queste informazioni da chi le prendi? Io poi noi dovrò... facciamo i giornalisti a 300 gradi. Confermi, no? Sì, molto, soprattutto di una. Non facciamo nome e cognome. Come avete ripreso Cesena? Niente, tu vabbè sai meglio di me perché sei preparatissimo. Grazie. L'ultima volta sono stati qui ospiti Irene Ricci e Ivano Donatelli ed eravamo a meno 7 da Cesena, esatto. Però allora è stato ribadito più volte che comunque non avremmo perso le speranze e infatti in quel momento diciamo che la squadra cominciava ad esprimere una pallavolo diversa, nel senso che tra di noi ci sono nate delle sintonie migliori, il gruppo ha reagito meglio nel finale del campionato, ci siamo allenate ad un livello molto alto e siamo andati per la nostra strada senza vedere i risultati altrui. Sì. E dall'altra parte c'è da dire che fortunatamente Cesena invece ha fatto un finale di campionato pessimo perché ha inanellato una serie di sconfitte che poi ci hanno portato al sorpasso e quindi diciamo che questa combo di eventi ci ha portato ad oggi a giocarci una semifinale contro una squadra tra l'altro che abbiamo già incontrato in campionato, quindi è vero la conosciamo che molto si è bene. Ma con te in campionato? Chi? L'Aghero. Ah sì. Che è successo? Niente, durante la partita in casa, che è stata comunque molto tesa, perché insomma eravamo lì a giocarci un posto in classifica, la rivalità era elevata. E lei ha capito erroneamente che io l'avessi guardata male. In realtà proprio quella volta non era successo perché di solito diciamo che in campo io non risparmio espressioni così. Ma sei cattiva in campo? Da cattiva. Come era cattivo Raiola giocatore? Buonissimo. Soprattutto in quella serie di Montegranaro. Beh, diciamo sì che sono un agonista, quindi in campo rischio di sembrare un po' cattiva. Allora, raccontami che è successo con la giocatrice del Cesena. Vuoi sapere della Ghero o della... No, dimmi quella del Cesena, perché della Ghero hai detto si è scusata. Poi sì, lei poi è venuta da me a fine partita scusandosi perché veramente c'è stato... E invece con Cesena? Con Cesena niente, ci sono state... Ma in realtà quest'anno sono io la vittima di alcune situazioni in campo. Nel caso specifico c'è stata questa giocatrice giovane, molto giovane, che faceva un po' la sbruffoncella, come tipico dei giovani di oggi. quindi a fine... Scusi, è messo al tuo posto. Te in che categoria ti classifichi?
giovani, meno giovani? Perché... Ma io sono giovane. Meno giovane addirittura, pensa un po'. Sfideresti a volo, a pallavolo per grinta? Ma io la vedo giocare l'estate, non mi posso... Col mio ginocchio proprio non potrei. Non potresti, però come grinta non saresti da meno. Grinta ce la potrei ancora meno. Ce la potresti ancora fare. Doppia, adesso la doppia semifinale con la squadra di Aghero, andata? Sì, l'andata, la prima partita ci sarà mercoledì alle 20 a Modena, perché loro essendo arrivate seconde hanno il vantaggio di giocare la prima in casa. Il ritorno, la seconda gara, gara 2 ci sarà domenica in casa da noi a Francavilla ed eventualmente la bella ci sarà di nuovo mercoledì. Aspettateci a Modena, noi saremo a Verona con il Pescara Calcio, sì, ma quindi magari... Domenica, esatto, domenica è tutto un impegno, domenica il Pescara gioca in casa, il basket gioca in casa. No, il basket a Salerno. Ah, dove siete fuori? Per fortuna, sì. Almeno sì. Basket gioca tutto a Salerno. Qua era. Sì. E quindi sarà, come detto, un ricco fine settimana di sport. Luca Del Federico, vengo da te perché abbiamo, l'ho fatto l'ATP, annunciato il torneo dell'Aquila dal 19 al 25. Ti chiedo già se ci puoi dire che tipo di torneo sarà, se già un po' il sentore dell'entry list di chi potrebbe venire all'Aquila, il livello rispetto a quello dell'anno scorso dove ci fu Paolo Lorenzi, la testa di serie numero 2, ad alzare molto il livello del tabellone. No, Enrico, adesso è veramente presto. L'Aquila è stata inserita in calendario questa settimana qui, quindi l'entry list è ancora pressoché vuota. D'altra parte mancano tre mesi, giugno, luglio, agosto, tre mesi è ancora molto presto. Ci auguriamo che sia un torneo altrettanto bello come è stato quello dell'anno scorso. Dai, dacci qualche chicca in più, dai Luca. Tieni conto che quella è la settimana, comunque ci sono le qualificazioni a New York degli USA Open, quindi è un torneo aperto per giocatori terraioli che restano in Europa e che non vanno a fare le qualificazioni a New York. Questo è qualche... Sapevi che Stefano Raiola era un grande giocatore di tennis? Ma molti giocano a tennis, calciatori, giocatori di banca, poi anche pallavolisti, perché tutte determinati movimenti, soprattutto a rete, sono molto agevolati. Luca, della pattuglia di questi italiani che sta andando fortissimo, perché ora a livelli purtroppo troppo alti per il torneo dell'Aquila, da vari Fognini, Cecchinato, Berrettini, l'Italia del tennis sta facendo grandissimi passi avanti. Chi potrebbe venire all'Aquila di italiani? Chi è secondo te possibile che venga? Ma potrebbe venire, ripeto, la settimana lì ci sono le qualificazioni di New York, potrebbe venire qualche giocatore che esce dalle qualificazioni e quindi riesce a inserirsi da noi. Il movimento tennistico maschile in Italia in questo momento va veramente molto forte. L'Italia è prima al mondo per giocatori nei primi 200 di ranking mondiale, meno, molto molto meno nel femminile, anche se poi come tutti gli sport ci sono fasi cicliche, quindi che so, tira in un momento di più il maschile. Adesso a livello maschile siamo veramente fra le nazioni più importanti nel panorama mondiale. Ci provo, Sinner e Sonego ce la possono fare a venire all'Aquila? No, impossibile, perché sono Sinner, potrebbe essere, ma sta andando veramente forte. Sonego, si è qualificato per il tabellone di Lione oggi. Sì, Sonego è dentro il Mendro di New York, quindi non credo. È complicato. Però preparano. I maschi non sono andati tanto bene. Beh, Berrettini è andato bene, ha eliminato Zverev, che è 5 al mondo, e manca sempre qualcosina, e lo stesso Fabio Fognini che poi con quel maledetto doppio turno si è molto complicato la vita, con un pubblico assolutamente tutto dalla sua parte, al Pietrangeli sembrava lo stadio olimpico più che un campo da tennis, più che uno stadio da tennis. Contro il greco Tsitsipas, che ricordiamocelo, 2 anni fa era qui a Francavilla. Sì. Quindi oggi è 6 al mondo, insomma, in 2 anni di strada ne ha fatta. Qui siamo insieme all'Aquila, ti ricordi? Eravamo un po' abbronzati, quindi era. Ti ricordi, sì. Luca? Torneremo presto. Fine di giugno dell'anno scorso. Prima di tornare a parlare di tennis, mi fai un 30 secondi di introduzione di una nuova idea che hai?
So che stai pensando in grande nello sport. Sì, ma la cosa, quando entri in certi meccanismi sportivi ti appassioni e dalla passione dello sport sei passati all'impegno professionale. Lì è partita proprio circa un anno fa, era nata all'Aquila questa idea a giugno 2018 di buttar giù quella che è una cosa molto innovativa nel mondo dello sport, già avviata negli Stati Uniti, in paesi anglosassoni. E si tratta di un family office per gli sportivi professionisti, cioè assistere lo sportivo professionista in tutti quegli aspetti che poi sono a volte restano trascurati nelle necessità del risultato. Da dove vuoi cominciare? Da dove vuoi iniziare? Ma guarda, io ho fatto l'esame da agente del CONI lo scorso marzo e adesso il 28 maggio c'è la prova alla federazione. Non diciamo nulla, scongiuri. Ma guarda, veramente. E poi la Federazione Italiana Golf, ma anche qui insomma c'è una bella polemica perché stanno rimescolando le carte. E anzi, vi anticipo, ti do una chicca interessante, che dal 2020 cambierà tutto il regime del lavoro sportivo. Quindi cambia tutto. Che significa? Cambia tutto, che non ci sarà più la figura del professionista, del dilettante, la possibilità del dilettante di non aprire partita IVA, di non essere lavoratore dipendente, ci sarà una mega rivoluzione. E questo che significa per gli sport? Per esempio per il volley, qui abbiamo volley e basket, il basket è uno sport professionista, il volley è uno sport dilettantista, parliamo dal punto di vista fiscale, non parliamo dal punto di vista... Diventa tutto uguale. Pensiamo che possa diventare tutto uguale. Solo la 1 in pallacanestro è professionistica. Sì, nel volley anche la 1. Cioè, speriamo che non. Il volley no. Il volley è un po' particolare, ma non è inquadrato. In Italia sono 4 le discipline professionistiche: sono il ciclismo, calcio, golf e basket. Solo di A1 il basket. Solo di A1. Perché in Lega 2. No, speriamo che non penalizzino ulteriormente il dilettantismo, sennò. No, ma anzi, no, la previsione è anzi di favorire, perché oggi il dilettante, c'è una zona grigia assoluta, il dilettante non potrebbe, poi molti lo fanno, non potrebbe aprire una partita IVA per la gestione delle proprie, perché il dilettante non è previsto un compenso vero e proprio, ma spesso si parla di rimborso spese, indennità e quant'altro. E questo crea anche delle difficoltà, si parlava di Conte all'Inter, un motivo per quale Conte va all'Inter lo sai qual è? Diccelo. No, la domanda l'ho fatta a te. Vediamo quanto siete preparati, allarghiamo anche, è un motivo fiscale, c'è stato un recente provvedimento che è il decreto legge crescita, che prevede che il giocatore, lo sportivo professionista, quindi nell'ambito del calcio parliamo allenatore e giocatore, che rientra dopo una assenza di 2 anni prendendo la residenza fiscale in Italia, c'è una detassazione del reddito da lavoro dipendente, quindi quello di un allenatore o di un calciatore, dal 50 al 90%. Però il primo motivo per cui va all'Inter è perché Marotta e suo amico vuole portare all'Inter. Perché rientra in Italia, è chiaro. Che risparmi su questo qua. Il 90% insomma, non è poco. Solo il ciclismo è penalizzato. Spiegaci Maurizio. Ma è penalizzato perché rispetto alle altre nazioni la fiscalizzazione di un corridore italiano è 60 volte superiore a quella in Francia, in Svizzera. Anche il calcio si paga molto di più. Ho capito, però io... Cioè, noi siamo in un'Europa in cui è diverso, tutte le tassazioni sono diverse, ogni tipo di tassazione, e l'Europa è una. Guarda, siccome siamo in un ambiente sportivo, mi limito a parlare di sport, se vogliamo parlare di questo problema, io immagino un'Europa che sia unica fiscale. Ma invece non è così. Non è così. E poi però queste squadre, Spagna, si incontrano come avversari. Certo. E quindi non c'è una disparità. Però vi posso dire che oggi il panorama più interessante in Europa è quello italiano, dal punto di vista fiscale e previdenziale, con la riforma che c'è stata della norma che ha favorito Ronaldo con i 100.000 euro di
imposte su tutti i redditi extra frontiera e con questa nuova norma che consentirà il rientro di giocatori e allenatori da parte un po' di tutti gli altri paesi. Rocco Coletti di nuovo in collegamento diretto con noi. Rocco, buonasera. Buonasera. Eccoci qua. Allora, si parlava un po' di questo sport professionistico, sport dilettantistico, ma io con te ora voglio un po' entrare intanto nello specifico del tennis con Luca Del Federico, perché oramai l'Abruzzo si è abituata bene con Francavilla a primavera e con l'Aquila ora l'estate. Sono d'accordo con te, in mancanza di altro si apprezza quello che si sta facendo con il tennis, che sta facendo un'opera di rilancio del movimento. Ricordo qualche anno fa c'era stata una partita di Coppa Davis a Teramo o con la Bulgaria, roba del genere, quindi c'era un seme che sta germogliando grazie al lavoro di questi organizzatori. Io volevo chiedere, al di là del discorso tecnico, a livello di pubblico, a che cosa puntate? Beh, l'evento è inserito all'interno della perdonanza e quindi l'anno scorso abbiamo avuto circa 11.500-12.000 presenze, poi proprio con la precisione. Quest'anno puntiamo a superare le presenze dell'anno scorso, legato anche al fatto che si tratta della settimana che anticipa la perdonanza. Avremo grandi nomi? Adesso ci devi rispondere, Luca, dai, te l'abbiamo chiesto in due. ma non... sicuramente ci saranno delle sorprese, perché giocatori che, ripeto, non vanno a New York, restando in Europa, verranno all'Aquila. Poi si sta cercando comunque di fare un evento nell'evento, perché stiamo portando avanti con l'amministrazione comunale dell'Aquila e con la Regione Abruzzo un evento che si chiama Un Match per la Pace, dove verrà invitata, ci si sta lavorando quindi non diamolo per certo, ma un'opportunità, verrà invitata una rappresentativa del Sudafrica nei 25 anni delle prime elezioni democratiche della nomina di Nelson Mandela, e quindi sarà una cosa molto molto bella anche dal punto di vista non solo sportivo ma proprio sociale. Questa è una bella cosa, Luca. Sì, molto bella. Però io non ti vorremmo strappare un nome di un giocatore che dovrebbe venire. Nome, non ve lo do. Però lo sai, uno importante. Ci potrebbe essere un top 100? Sì, ci potrebbe essere. Ripeto, un giocatore che ha necessità... Allora, questi tornei possono essere molto utili per un giocatore che ha necessità di prendere punti, non li va a prendere in una qualificazione a New York, li viene a prendere 80 punti da noi all'Aquila. Vabbè, l'ha detto prima, no? Ha parlato, certo. Chi potrebbe fallire a New York verrà all'Aquila. Può essere che viene a trovarci nella nostra bellissima regione. Queste sono già delle belle anteprime. Sì. Prego, Rocco. No, magari chiedergli se sul piano tecnico sarà qualitativamente superiore all'anno scorso. Ma l'obiettivo è sempre quello di superarsi, mi auguro di sì. L'anno scorso è stata una prima edizione che praticamente in un mese si è dovuto fare tutto, perché il sopralluogo c'è stato il 26 aprile e la manifestazione è cominciata il 19 giugno. Quindi veramente pochissimo tempo. Quest'anno abbiamo molto più tempo, il circolo tennis si sta riordinando, riorganizzando, e quindi siamo certi che insomma sarà una altrettanta bella manifestazione. Ma a livello femminile invece? Dopo la bellissima esperienza dell'anno scorso della Fed Cup, in questo momento il tennis femminile sta soffrendo tanto in Italia, anche quindi manifestazioni oggi. Gestire un evento femminile è rischiosissimo, perché parliamo dal punto di vista del tennis, è ovvio, perché eccetto la Georgia abbiamo tutte giocatrici fuori dalle prime 100 ed è molto rischioso e complesso organizzare un evento. Basti dire che l'evento dell'Aquila, come quelli di Francavilla, impegnano risorse per circa 200.000 euro.
a livello femminile sarebbe un suicidio oggi organizzare una cosa del genere. Quindi diciamo che non è fattibile al momento. Al momento no, però non è detto che non si possa pensare di fare qualcosa in futuro, per esempio anche un torneo minore come un future. Rocco, cioè, in pratica non c'è appeal. No, non c'è appeal per gli sponsor, Rocco, non c'è appeal per gli sponsor, e siccome nel tennis si parte che il primo impegno è il montepremi, l'Aquila e Francavilla sono $54,000 più l'ospitalità, cioè è un evento che solo per accendere la chiave costa €90,000. Poi giudici di linea, arbitri, l'organizzazione, ripeto, €200,000 nel femminile, oggi non avremmo sponsor che sono interessati a investire somme che si avvicinino a questa soglia. Posso pubblicitare l'ultima, poi chiuderemo con i nostri ospiti. Ultima parte della Domenica Sportiva, ultimo giro con i nostri ospiti, che voglio iniziare con Luca Del Federico. Luca, da organizzatore dei tornei di tennis in Abruzzo, sono 3 anni e hai dimostrato una grandissima qualità con questo sport, un'organizzazione perfetta. Dove vedremo in futuro Luca Del Federico, magari con il tuo nuovo progetto? Uno sport che ti appassiona particolarmente, dove ti seguiremo? Ma il ciclismo è molto interessante, a me affascina molto il golf. Infatti, prima che parlassi io già sapevo che mi avrebbe risposto. Perché il golf, oggi abbiamo 3 giocatori che sono molto importanti, a partire da Francesco Molinari. E c'è tutto un movimento giovanile che sta venendo su, e nel golf ricordiamoci che nel 2022 ci sarà questo evento straordinario che è la Ryder's Cup. E secondo me è uno sport molto interessante per quello che può essere anche il mio lavoro. Quindi punti all'elite, ho sentito Ryder's Cup, punti all'elite. No, beh, magari. No, però secondo me c'è tanto da fare. È uno sport di massa. Senti, restiamo con questa inquadratura, Luca, se ti vedi in primo piano, perché ci devi fare una promessa, ci devi fare. Alla tua destra, nella tua sinistra. Fognini. Sì, bravo, alla tua destra c'è Fognini. Quando ce lo porti in Abruzzo? È il tuo chiodo fisso. Allora, all'internazionale di Roma c'è stata una lunghissima chiacchierata col manager di Fabio, che è Ugo Colombini. E lo porti in Abruzzo? No, magari. Fabio sta per entrare top 10 perché oggi è 11esimo. O meglio, da domani sarà 11esimo e ha un passo dalla top 10 che manca da lontano, se non erro, 1978, quindi insomma sono 40 anni. E no, avere Fabio per un evento lo puoi portare, un evento sì, così. Beh, per un'esibizione, dai, ci auguriamo. Oh, questa secondo me detta con il sorriso così, Luca, mi sa tanto di scoop. Beh, all'Aquila per il decennale no, è impossibile, sto scherzando. Perché no? Perché no? C'è US Open. Ci sono gli US Open. Vabbè, però. Secondo me ci sta, a forza di dirtelo, di Fognini ci stai pensando, accadrà. Prima o poi accadrà. Maurizio, l'ultima con te sul basket, dimmi. Sì, no, volevo dire che io, anche se gli piace il ciclismo, io non lo vedo tanto nel ciclismo, perché per il suo aplomb, per come lui è amante più di uno sport... Il civismo è troppo ruspante rispetto alla sua personalità. No. Siamo in temi di complimenti. Maurizio, allora, chiudo con te con il basket, perché sei anche dirigente di una squadra abruzzese, la Magic. Sì, oggi Val di Ceppo di Andrea Grosso ha vinto il primo contro round Montegranaro. Sì. Ti volevo chiedere un po' questa eliminazione contro Salerno dell'Europa Vini, che comunque ha fatto un lavoro straordinario, perché la società è partita da zero e oggi è un'organizzazione da Serie A. Insomma, era una partita molto, una serie molto combattuta, ha vinto Salerno 3-1. Che idea ti sei fatto? Tu che hai visto? L'idea che mi sono fatto è che ho visto le 2 partite in casa combattute lì sul filo di lana. Chieti, la Teate poteva tranquillamente vincere, ma anche Salerno ha mostrato la sua forza, soprattutto sotto canestro con dei giocatori abbastanza forti fisicamente. L'altra sera 15 punti e là è stata proprio una sconfitta netta. Quella di questa sera che ho seguito in televisione mi è dispiaciuto molto, perché a un certo punto erano in vantaggio di 8, avevano la partita
in mano. Secondo me c'è stato un calo più che altro di tensione agonistica, perché ci sono stati degli errori banalissimi, e dall'altra parte invece Salerno ha fatto 4 canestri impossibili, e coach Raiola, che ha visto la partita, può confermare. E quando tu fai 4 canestri così importanti e anche fortunati, tagli un po' la testa al toro. Serie di tortù, se non ricordo male, dal 77-80 Stefano ha cambiato la partita, perché Chieti aveva ripreso in mano l'inerzia, era sotto di 5, poi è andata avanti. È andata avanti di 8. Sì. Sì, ci sono stati vari capovolgimenti di fronte, devo dire, all'interno della partita. E sembrava che Salerno avesse fatto uno strappo importante nel terzo quarto, invece poi a inizio quarto quarto, se non mi ricordo male, Chieti era riuscito ad andare avanti. E anche bene, sì. Poi Tortù ha fatto anche dei canestri difficili. Però come ho detto prima, per quello che riguarda la mia squadra, queste partite di playoff non terminano mai, e le serie sono molto difficili anche da inquadrare, appunto, dal punto di vista psicologico, perché sicuramente Chieti comunque partiva con i favori. Allora, Salerno è una squadra costruita per vincere, però Chieti, col fatto del fattore campo a favore, l'ha fatto delle tante vittorie che ha fatto in campionato, anche dei rinforzi che ha inserito, non ultimo quello di Radonjić durante nel momento in cui il mercato era aperto, sicuramente magari aveva non l'esigenza, però insomma sentiva quasi tra virgolette il dovere di arrivare in finale, perché certo una squadra che ha vinto come ha vinto lei da Natale in poi 4-39 erano 2 punti avanti, poi sono andati pari. Ma quindi, guarda, io su quel nome che hai tu citato poc'anzi, io da tifoso e da amico del presidente non sono stato affatto d'accordo che venisse a giocare. Perché Chieti critichi avrebbe... l'acquisto di Radonjić? Ma non critico, dico semplicemente che Chieti secondo me ha bisogno di un altro giocatore, però io non sono né general manager e né allenatore, se hanno deciso così vuol dire che loro erano contenti di questo giocatore. La cosa che mi dispiace di più è che vedere il palazzetto dello sport Sandro Leombroni alla partita, che poi alla seconda partita, con 2200 spettatori, io non vedevo un palazzetto così pieno quando venne la Virtus Bologna quando si giocava in Serie A, e questo fa dispiacere. Anche oggi so che tantissimi tifosi teatini sono andati a Salerno a sostenere la squadra. Purtroppo lo sport è fatto così, si vince e si perde, si programmerà o programmeranno il prossimo anno per una squadra più competitiva e con qualche anno in più sulle spalle per il presidente Marchesani, per capire meglio la situazione basca. Tra l'altro abbiamo visto proprio il momento decisivo quando Chieti era avanti di 3 sulla tripla di Tortù, c'è stato un stato un fallo fischiato lontano dalla palla, quindi canestro e rimessa, e dopo la rimessa altra tripla. E questa è stata una 6 in 20 secondi 20, dal più 3 al meno 3, poi ancora possesso, e qui un altro guarda adesso che un altro canestro che cosa che accade, guarda. Sì, questo è un altro io penso che se lui si mettesse lì per altri 10 giorni a fare quel tiro non andrebbe mai dentro, però purtroppo oggi è successo. Nello sport contano gli episodi. Purtroppo gli episodi all'interno delle serie playoff, delle singole partite playoff, contano tanto. È logico che tutti ci aspicavamo, cioè, nel senso, il movimento cestistico abruzzese, tutti i tifosi magari speravano in una finale tutta abruzzese. Sarebbe stata una bellissima spot per la pallacanestro. Riguardiamolo il canestro di Tortù. L'ha gettata la palla, non è che sarebbe anche da alzare la mano come si fa nel tennis e chiedere scusa. No, ma sicuramente. Poi dopo è logico che Chieti comunque, come dicevo prima, si è avvicinata a questo playoff con un roster comunque molto competitivo, anche se è il primo anno che la società si è ricostituita qui a Chieti. Un roster competitivo, e venendo da tante vittorie consecutive, quindi magari hai quasi hai i favori del pronostico, è inevitabile che senti questo dovere di dover vincere, questo... Non è un'esigenza, però, capito, hai le 2 partite in casa, ma non sono facili da gestire queste cose. Io ho avuto tanta esperienza da giocatore, so che non sono situazioni facili da gestire, quindi poi dopo il pizzico di fortuna che può capitare a favore o a sfavore, è logico che poi le serie 3 su 5 però sono ampie, quindi
dopo magari i veri valori a volte, cioè comunque spesso vengono fuori. Salerno è sicuro, cioè come Chieti ha un roster molto competitivo, Salerno cioè l'ha avuto, anzi Salerno è da quest'estate che ha fatto un roster molto competitivo e anche Salerno l'ha rinforzato ulteriormente. Poi considera che ti troverai Paci che è rientrato dopo un lungo infortunio. Sì, cioè loro fanno il turnover, cioè, mentre Chieti ha allungato con un under Radonic che veniva da Siena per i problemi. Loro invece hanno preso giocatori di sostanza. Loro hanno addirittura un senior in più perché durante la stagione hanno avuto dei problemi, quindi hanno allungato la squadra con un senior e hanno fatto il turnover, quindi la prima partita a Chieti ha giocato Duranti, le altre due hanno preferito inserire un lungo in più. Ripeto, poi Salerno è una squadra, Maggio ha vinto il campionato l'anno scorso, Visnic l'ha vinto 2 anni fa, Diomede li ha vinti a Montegranaro, Sanna l'ha fatto, ha vinto le finali a Montegranaro, quindi una squadra molto molto come lo era comunque. L'ultima per te Stefano, prima di far chiudere Ilenia e Gabriele De Bari, quest'anno è stata una stagione a conti fatti super positiva se guardiamo i numeri, no? Perché è centrato la finale di Coppa Italia, è centrato con l'aiuto, ma non dipendeva da voi, la finale della Conference in campionato, quindi direi che per quelli che erano gli obiettivi estivi, risultati alla mano, è stata un'ottima stagione, ma è stata una stagione con un picco altissimo nel girone d'andata e c'è stato poi un momento di, io la chiamo involuzione, però nel senso buono del termine, durante i mesi di marzo e aprile. Ti sai spiegare che cosa è successo Stefano e se ti senti di dire che il tuo futuro continuerà a Pescara come allenatore? Ma allora guarda, innanzitutto quello che è stato evidente, quello che è successo, nel senso che noi abbiamo fatto le prime 20 partite, quindi 18 partite di questa stagione in cui eravamo solidi al secondo posto, poi c'è stato un calo, l'ho analizzato con me stesso, ma l'abbiamo analizzato anche in società, con i dirigenti, col presidente, più volte. Naturalmente i risvolti potevano essere tanti del calo che purtroppo la nostra squadra ha subito, e sono valutazioni che abbiamo fatto e che delle spiegazioni ci possono essere state, però purtroppo fa parte anche del cammino all'interno di un campionato. Futuro? Quello che ti devo dire, le valutazioni del campionato, non le faccio perché il mio campionato ancora non è finito per fortuna. No, no, ma già oggi così sarebbe positivo, no? Ma vabbè, sono in finale, non può che essere positivo. La prima parte della stagione è andata molto bene, è logico che dopo su una società, una squadra che perde più partite di quelle che ha perso nelle prime 20 partite, le perde nelle ultime 7-8, è logico che magari ti rimane un ricordo negativo, però io penso che dobbiamo pensare al presente, sia per quel che riguarda la serie che abbiamo una finale da giocare, voglio di Pescara, abbiamo giocato una finale 3 anni fa con Montegranaro e non si gioca una finale per andare in Serie A da 30 anni, 20 anni, quindi bisogna solo pensare al presente. Poi tra l'altro, giusto quindi, perché a me piace essere preciso, Pescara è stata l'unica squadra che nella Final Eight di Porto Sant'Elpidio e Porto San Giorgio se l'ha giocata con Armenia, anzi ha ancora un po' da, diciamo, un po' questo di guarda, questo sì, questo è passato. Io quello che magari invece vorrei sottolineare è magari i meriti di questa società, che io sono qui per esempio da 6 anni, da giocatore allenatore, abbiamo fatto tantissimi, sono 6 anni in cui abbiamo fatto 2 finali, 3 semifinali, l'anno scorso un quarto di finale, comunque stiamo dimostrando che a Pescara la società comunque sta lavorando per avere grande continuità ad alto livello. Oh, ma poi tra l'altro la società in un comunicato aveva detto che la posizione di Raiola andava vista con i risultati a fine stagione, finale di Coppa Italia, finale di campionato ancora da giocare, credo che la posizione di Raiola sia una delle posizioni, una delle cose più belle che ha espresso questo campionato in questa stagione, perché se la società ha detto che bisogna giudicare dei risultati a fine anno, i risultati dicono una finale di Coppa Italia e una finale ancora in corso di Conference. Dimmi Maurizio. Se prima di trasmissione mi fai sentire la intervista del governatore? Sì, 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 arriva, non ti preoccupare, quella è in chiusura, volevo far chiudere come ospiti, come interventi in studio Ilenia, Vanni, per dare l'appuntamento in questa serie semifinale contro la grande Thai Agero. Sì, niente, vedremo come andranno le prossime partite. Io mi auguro che ci seguano tutti. Appuntamento mercoledì per gara 1. Mercoledì alle 8 a Modena. E poi ritorno domenica in Abruzzo. In bocca al lupo Ilenia. Crepi il lupo. Noi prima di chiudere accontentiamo Maurizio Formichetti, ci andiamo ad ascoltare il governatore della regione Abruzzo, Marsilio, e il direttore di corsa, amico tuo,
rivali in simpatie calcistiche, Stefano Allocchi, ascoltiamo. No, io ogni mattina. Io il giro in Abruzzo, due giorni davvero importanti. Due giorni di gran festa, quindi complimenti alle amministrazioni comunali che hanno voluto e impegnato anche risorse, tempo, energia per portare il giro nelle nostre città e nella nostra terra. La Regione Abruzzo le ha sostenute anche intervenendo per il ripristino del manto stradale e permettere così agli atleti del giro di poter correre in sicurezza e di poter vivere queste giornate di festa. Come vedete qui a Tortoredo, ma ieri a Basto e L'Aquila, le città che sono attraversate dal giro e che sono magari inizio o fine di una tappa, ricevono dal Giro d'Italia molto di più di quanto investono, e quindi anche per il prossimo anno e per le prossime edizioni la Regione sosterrà sempre le amministrazioni e speriamo di vedere sempre più gente, sempre più presenza, sempre più partecipazione in questa meravigliosa festa che è il Giro d'Italia. Giro in Abruzzo, partiamo dalla grande emozione dell'Aquila. Beh, guarda, io ormai sono 25 anni che faccio questo lavoro dopo aver fatto 10 anni da professionista, e quando arrivo all'Aquila già 10 anni fa, quando siamo arrivati, era un'emozione. Ora che sono arrivato dopo 10 anni è un'ulteriore emozione, che mi fa piacere che il popolo abruzzese sia riuscito a ricostruire per quello che hanno potuto e riprendere a vivere la città. Hai visto quanto è stato bravo il Giro d'Italia, quanta gente che è riuscita a portare ieri all'Aquila, sembrava una giornata come 10 anni fa. No, guarda, ieri poi sai chi avevo in macchina ieri e avevo Maurizio Formichetti, vabbè, che lo sanno tutti, che è quello che per noi qua in Abruzzo è il nostro uomo del Giro e della Tirreno Adriatico per l'Abruzzo, e anche lui, stavamo parlando appunto della gente che c'era sulle strade ed è stato veramente un'emozione, credimi, veramente. L'ultima, Tortoreto Lido, perché c'è tantissima gente anche in partenza. Beh, ma io sono sempre dell'idea che la partenza è il luogo migliore per vedere i corridori, perché l'arrivo arrivano e sfrecciano via, mentre la partenza è il modo di vivere a contatto con loro e con tutta la carovana del Giro. Eccoci, dopo le parole del governatore di Stefano Allocchio che ti ha citato, Maurizio, mi dici cosa pensi della politica abruzzese rispetto a quello che hai sentito sul Giro? Penso positivo, perché vedere il governatore della Regione Abruzzo a Basto, a Tortoreto e soprattutto all'Aquila mi ha riempito di gioia, mi ha fatto capire anche che c'è una vicinanza nei confronti di questo sport. Come ho detto prima, ho scambiato un piccolissimo intervento con il governatore, gli ho detto che secondo me la regione deve continuare a sostenere il ciclismo, perché il ciclismo dà una visibilità a questa regione di cui ha bisogno in tutti i sensi, e lui mi ha detto che sicuramente starà vicino a chi chiederà un arrivo o una partenza, e lo ha ribadito anche lui prima nell'intervista. Siamo in chiusura, per i saluti Roberto Cherchi, grazie Roberto alla telecamera, Dino D'Angelo in regia, Maurizio. Grazie a te. No, aspetta, che Dino D'Angelo l'ho ringraziato in regia, a te ancora non ti sto ringraziando perché devi... Luca Del Federico non mi ha voluto dire i nomi dell'Aquila perché probabilmente ancora non si sarà intervista, però tu le richieste che hai avuto per il 2020 ce le puoi dire, per il Giro e per la Tirreno, tante, eh? No, ci sono tantissime richieste, qualcuna anche personale mia. Qual è la tua personale? Beh, vediamo. E quella è quella che conta Ortona. Di più poi. Ortona? Una tappa a chilometro a Ortona. Non lo so, ce ne sono diverse di situazioni. Io parlo anche di me perché vorrei fare una cosa mia personale, far arrivare o fare partire o la Tirreno e il Giro d'Italia da una città che mi è molto vicina. Chiedi. Ma può essere Chieti, può essere tantissime altre situazioni. Tanto poi te le dirò, non ti preoccupare. Ma non le voglio sapere. No, te le dico. Io aspetto, d'accordo con Mauro Regni, il 2 giugno che finisce il giro, gli do 10 giorni di riposo e poi, come sempre, come facevo Totò e De Filippo con la valigia, vado a Milano. A trattare. Un Roccaraso, ad esempio, che dici, Gabriele? La Remogna c'è stata qualche anno fa e di recente non ha prodotto, non è quel tipo di salita che può creare. Capito, ma tu vuoi solo la favorisce allora? No, vorrei sì,
un arrivo che lasci segno, perché così anche la tappa abruzzese. Però sai, potresti ripetere la Remogna non salendo sali in mezzo a Roccaraso, e prima di arrivare a Roccaraso potresti fare Pietranzieri. Deve lasciare il segno, l'Abruzzo ha già deciso la tappa, deve lasciare il segno come ha fatto 2 anni fa. Secondo me, se tu vuoi arrivare a Roccaraso, devi fare questo tipo di percorso. E la ricognizione la faremo con Stefano Raiola. Allora, domenica prossima non ci saremo, perché spazio live della gara di ritorno Pescara-Verona. Torneremo il 2 giugno, forse. Anzi, ci auguriamo di non tornare il 2 giugno, perché il 2 giugno dovrebbe essere il giorno della finale di ritorno della promozione eventuale del Pescara. Quindi, se non saremo con la Domenica Sportiva è perché saremo live. A questo punto io sarò a Verona a vedermi. Ci auguriamo di chiudere il 9 giugno con la Domenica Sportiva. Ancora grazie a Roberto Cherchi, ancora grazie a Dino D'Angelo, Gabriele De Bari, grazie, in bocca al lupo a Stefano Raiola e Ilenia Vanni, oltre ai complimenti per il tennis, in bocca al lupo per nuove avventure dirigenze e sport con Luca Del Federico, naturalmente complimenti per tutto quello che hai fatto a Maurizio Formichetti. Ciao, buonanotte.